Ma hey Cooge, ben ritrovati al vostro Androni Cromantuno in questo nuovo video analisi e reazione del nuovo trailer di Spade Scudo. In genere non li faccio questi video, ma questa volta voglio farlo perché se il leak è veritiero, allora ci saranno davvero un bel po' di cose da vedere. Quindi, buttiamoci subitissimo, intanto abbasso un pochino il volume perché non si sa mai, intanto reazione a quello che sarà, a quello che ci sarà e se ci sarà quello che dice il leaker. Allora, io qua impazzisco. E poi ovviamente anche un'analisi non approfondita ai livelli di Pokémon Millennium, però insomma, qualcosina di quello, dei dettagli, possiamo anche insomma dare un'occhiata fatta un pochino meglio. Va bene, queste qua, queste cose già le sapevamo. A posto. Abbiamo fatto. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sì! Sì! Sì, signori, ci siamo! Weezing di Galar! Mamma mia! Questo lo voglio nel team assolutamente. Questo lo voglio mettere assolutamente nel team Veleno Folletto! Cavolo! È fantastico! Ha due abilità di cui una sconosciuta. Che sia un'abilità segreta o un'abilità nuova di cui ancora non possiamo venire a conoscenza. Sì! Sì! Zigzagoon di Galar, sì! È un cavolo di ghiottone è diventato! Oddio, sì! Si evolve! Ok, qua ragazzi stiamo davvero entrando in territori assurdi. Questa sarà una figata assurda. Guardalo! Guardalo! Quanto è bello! Cavoli, fantastico! Oh, a Galar è stato scoperto un Pokémon che cambia forma? Cosa sei tu? Ma è un criceto! Morpeko, motivo pancia piena? Ma cosa? Oh mio, oh mio. Diventa come mi. Porca zozza, ma che è? Pancia vuota e pancia piena, quindi? Qual è quell'animale? C'è un animale. Competi con nuovi rivali. Oh. Beat. Ok, questo mi sembra che fosse stato annunciato nel leak. Cos'ha le gambe però? Aveva una specie di ginocchiera però per i polpacci, quindi una polpacciera. Questa è la emo, Mary. Sicuramente. Il Team Yell, signori! Il Team Yell! Perfetto. Mo' si vedono le mutandine a quelle, attenzione. Loli Alert. Cavoli! Il Team Yell allora. Ah, sì, vabbè, quello lo sapevo. Porca miseria. Mo' ci vuole una piccola analisi oltre a un rewatch, soprattutto. Iniziando ovviamente da Weezing, che è stato il primo ad essere rivelato. Con le nuove forme di Galar. Ovviamente questo e anche Zigzagoon sono solo due Pokémon di quelli rivelati nuovi delle forme di Galar e vediamo che Weezing è un fottutissimo gentleman inglese con un cappello da cui esce fumo, quindi una ciminiera. È un gentleman inglese con una ciminiera in testa. Meglio di questo che vuoi. Ovviamente se voi avete seguito anche gli altri trailer si è vista Galar in vari momenti, e Galar è una città durante il periodo della rivoluzione industriale, se vogliamo. Le tematiche sembrano quelle, però penso che sia ovviamente nei tempi moderni. Loro estraggono dal sottosuolo le risorse e poi le convertono anche in energia, come il carbone, lo fanno diventare appunto energia. E il carbone da qualche parte deve fuoriuscire il fumo tossico, quindi dalle ciminiere.
E Weezing ne è un perfetto esempio. C'è il connubio tra il gentleman inglese e la ciminiera. Ragazzi, è un Pokémon fantastico. Poi anche il colore. Ok, è un colore standard grigio topo, va benissimo. Mi piace molto il tipo veleno folletto. Veleno ovviamente doveva tenerlo assolutamente, anche perché era solo veleno. E folletto, insomma, dà un doppio tipo che è protetto dal super efficace di altri attacchi. Però ha sempre l'evitazione che comunque sia cerca di proteggerlo dal tipo terra. Ecco, vediamo insomma prima di continuare un attimo le forme di Galar. Weezing forma di Galar. Attenzione, emette aria purificata! I Weezing di Galar si nutrono assorbendo l'aria inquinata e i gas tossici. Ne eliminano le tossine e rilasciano dalle teste l'aria così purificata. L'aria prodotta tramite questo processo è incredibilmente pulita, mentre vicino alle sue bocche ha il gas tossico. Ah, e riesce a immobilizzare l'avversario in quella maniera. Vediamo Obstagoon adesso. È l'evoluzione di Linoone, ok. Innescata da un ambiente inospitale, Obstagoon. Ah, ok, ecco perché allora è il nome. È particolarmente abile nel prendere di sorpresa i suoi avversari contrattaccando con i suoi artigli affilati. Uno sbarramento prima di contrattaccare. Molto spesso non è prima a partire all'attacco, preferisce scarnire l'avversario. Obstagoon incrocia le braccia e incassa l'attacco sfruttando la sua mossa sbarramento, che è quella con la X allora. Quella X sulla schiena potrebbe anche essere semplicemente un motivo, tipo la pelliccia, oppure anche una ferita inferta da una battaglia, da un gesto di codardia. Ma forse mi faccio troppe pippe mentali. Cioè, potevano evitare che somigliasse troppo a Pikachu. Però abbiamo scoperto che comunque sia un criceto, perché si vede sta caricando appunto il suo attacco elettrico, probabilmente, non ricordo che tipo era, non l'ho visto bene. E il criceto che corre sulla ruota e poi lancia il suo attacco appunto elettrobuio. Ecco, il tipo buio, ragazzi, lo stanno boostando tantissimo a questo punto, mi viene da pensare. Già due tipi buio, cosa che abbiamo visto anche con il Rattata di Alola, che poi ha pancia alterna. Secondo me quando mangia tipo avanzi o mangia la bacca, che è monouso la bacca, potrebbe anche cambiare appunto abilità, da pancia piena a pancia vuota. Così a pancia piena quindi è più tranquillo, è più gioviale. Ora che ha mangiato la bacca, che non ce l'ha più, si è finito l'effetto, è pancia vuota. La sua mossa ruota d'aura di tipo elettro diventa di tipo buio. Ah! Ottimo! Buono questo, mi piace! Poi guardatelo! È arrabbiato come non ci fosse un domani. Quindi si può dire che è arrabbiato nero. È sempre affamato. Ok, genera continuamente elettricità e richiede molta energia. Non è un caso che porti sempre con sé bacche o semi. Ok, quindi probabilmente è un Pokémon che ha uno strumento quasi sicuramente, perché voi sapete che alcuni Pokémon si possono trovare con degli strumenti, e lui, dato che appunto ha sempre fame, probabilmente quando si cattura porterà con sé delle bacche più particolari e quindi si faranno delle chain per trovare delle bacche più rare. Se tornano le bacche in questo gioco, io urlo al miracolo, perché io sono un fan assurdo del minigioco delle bacche. Il sospetto cambia quando ha fame. Se la fame si protrae per un periodo troppo lungo, ecco allora, quindi se per troppo tempo non ha strumenti per nutrirsi, come avanzi o bacche, diventa più aggressivo e instabile. Ok, passa da elettro a buio. Ottimo. Oh, quindi è doppio tipo, ma solo quando cambia forma. Ah! Aspetta. Questa abilità provoca un cambio di forma ogni turno! È quello che ho detto prima, allora, ad ogni turno, non... Ah, forse questo qui è solo giusto per dare un'infarinatura. Il fatto che rimanga troppo tempo, appunto, senza mangiare. Va bene, va bene. Competi con nuovi rivali. All'inizio mi sembrava una femmina, e anche piuttosto vecchia. Anche se... Non si capisce se è maschio o femmina, veramente. Sembrerebbe un maschio con... Che soffre di ginecomastia, quindi avrebbe un petto più pronunciato, oppure una femmina, perché qua è a punta. Non so, Beat potrebbe essere tipo per Bethany? Non avrebbe senso, però, Beat. Boh, ragazzi, non lo so.
Sembra maschio. Comunque sì, abbiamo la conferma che solo Sis tornerà. Partecipa alle sfide delle palestre con la sponsorizzazione di Rose in persona. Quindi di Arash, ok. Vecchio meme. Il presidente della Lega di Pokémon di Galar ha tutte le intenzioni di diventare nuovo campione. Ok. Ecco, lei a quanto pare era tipo emo. Neanche troppo alla fine. Dark, più dark che emo. Goth. Goth è giusto. Che ha ovviamente un Pokémon ovviamente a Morpico, non poteva essere altrimenti. E sicuramente avrà Vulù nel team, perché Mary aveva un agnellino. Vulù è un agnellino. Quanta lore. Però attenzione, avete visto la collana? Che cioè, quello è un choker. Porta una specie di catenella del team Yell, forse, che faccia parte anche lei del team Yell. Perché è palesemente una Y con un cerchio al centro. Ok, assieme al suo Morpico lotta per diventare la campionessa di Galar. Ha un sacco di fan che l'adorano per il suo stile e per le sue strategie studiate nei minimi dettagli. Però qui non ci dice da chi è sponsorizzata. E questo è quanto di quello che sappiamo su Mary? Solo che vuole diventare campionessa anche lei. Passiamo al team Yell. È un team di combinaguai, ok. Seguendoti ovunque ti porterà la sfida alle palestre. Oh mio dio, hooligan, sono hooligan, appunto. Vogliono solo una cosa, che Mary diventi campionessa. Occupano gli atri degli hotel, impedendo agli altri sfidanti di salire sui treni, e arrivano addirittura a urlare con tutta la voce che hanno in corpo per distrarre gli avversari dalla loro bene amata. Il team Yella asciugamani con la forma, con la stampa di Mary. Ok, tipo i cuscini con le loli degli anime e dei manga. Sbucheranno fuori dal nulla per fare il tifo per Mary. Bene. E qui li sfidiamo anche insieme al nostro amico e rivale. Cos'altro potrebbe significare quell'orecchino a forma di rombo? Che poi i dettagli, ragazzi, cioè tira vento? Non è che i capelli e tutto il vestiario sta fermo. Guardate bene proprio. Vedi, si muove tutto quanto, non è lasciato al caso. A parte questi qui che, mamma mia, copia e incolla dello stesso personaggio hanno fatto, ma... Vabbè, ci può stare. Però non tutti quanti insieme. Vedi poi lei come si agita, la tipa questa qua del Team Yell? Guardate bene. Fa il tifo, non è che sta lì ferma così e fa yeah, no. Proprio si muove, si agita, sventola questo asciugamano. Che il sito dice che sono asciugamani, a me sembrava un poster. Però insomma... Ecco lei che lancia la ball come una giocatrice di baseball. Alza la gamba come una giocatrice di baseball. Non è che la lancia tipo così, vai. Oppure come nell'anime, toh, vai Pokéball, chi se ne frega. No. Qui alza la gamba come una giocatrice di baseball, ruota un pochino il bacino e poi lancia. Insomma, ragazzi, non è una cosa da sottovalutare. Perché magari non è ripreso nei giochi, ma nell'anime e nel manga dicono che se tu lanci la Pokéball con più forza, anche il Pokémon ne uscirà più carico. Perché comunque sia nell'anime e nel manga la potenza del Pokémon viene anche determinata dall'allenatore. Non ha fattori importanti come nel videogioco, attacco e difesa e tutto il resto. È un po' diverso. Però ragazzi, questo era quanto. Un video non so quanto verrà lungo. Però davvero Game Freak si sta impegnando. E sinceramente io lo dico anche a costo di sembrare insomma controcorrente. A me del Pokédex che sia... stato tagliato, non me ne può fregare di meno. Che poi hanno detto che non faranno DLC, ma non hanno neanche detto che non faranno patch per aggiungere magari altri Pokémon. Non è che si può aggiungere materiale solo tramite DLC, ci sono anche le patch. Quindi questa era un'analisi più o meno dettagliata, ci sono tantissime cose anche da vedere. Lascio il lavoro di analisi dettagliate a chi lo sa fare davvero. Io volevo fare appunto queste reazioni a questa analisi perché speravo appunto nelle forme di Galar. E ora che c'è Zigzagoon nelle forme di Galar, io sono molto contento. Può sembrare strano che mi piace Zigzagoon così tanto? Può sembrare strano, ma Zigzagoon, ragazzi, è uno dei miei Pokémon preferiti. Quindi, per questo video è tutto, io spero che vi abbia intrattenuto per il tempo che è durato. Come sempre vi ricordo, in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!